Ma buongiornissimo, siamo arrivati al quinto giorno di Cyber Tour. Questa è la prima tappa del quinto giorno che ci porterà da Bologna alle Marche. Oggi siamo a Ozzano, siamo al Malcantone Brewery e con noi c'è Francesco. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Francesco, ci racconti un po' il progetto del birrificio, com'è nato, allora, la passione, via parto diciamo. Dalla fine. Mi sono incasinato la vita perché di fatto dopo 20 anni di Poste Italiane mi ritrovo qui, oggi a gestire un birrificio che è molto complicato perché fino ad ora non avevo mai avuto esperienze imprenditoriali. Non è un gioco, sicuramente nasce tutto mosso dalla voglia di provare a fare quello che mi è sempre piaciuto, fare birra in casa, come tutti immagino, la maggior parte di noi che ha avviato un birrificio. Siamo partiti quindi per questa avventura pensando che fosse no, adesso ci buttiamo in imprenditoria. L'imprenditoria è molto dura, molto tosta, e oggi abbiamo realizzato questo in pieno Covid dal febbraio 2020, quindi abbiamo avuto anche la difficoltà maggiore che è quella di non essere mai partiti di fatto. E quindi a febbraio 2020 abbiamo tirato su questa azienda di produzione di birra artigianale prettamente in stile tedesco, perché è la mia fissazione da ubriacone, cioè siccome io bevo tanta birra e bere altri stili birrai sono abbastanza complicati, bene, le buone lager mi portano a casa, ecco, non a gattoni, quindi riesco a produrre delle birre con un tenore alcolico abbastanza, diciamo, facile da mandare giù, e poterne bere parecchie, perché le lager poi fondamentalmente un po' hanno colonizzato il mondo, non perché sono birre molto facili. Mi trovo bene nei cicli produttivi, non posso lamentarmi, mi stanno uscendo, diciamo, benino le birre, quindi alla fine continueremo con questa linea. Che tipo di acqua hai qua? Qui abbiamo l'acqua bagnata, l'acqua del sindaco, abbastanza dura, molto dura come birra, come sali, disciolti. All'interno siamo sui 43 gradi francesi, però abbiamo una serie di filtri in osmosi che vanno ad abbassare sia i contenuti dei sali disciolti all'interno, quindi andiamo a trattare microbiologicamente come chimica e come anche quelli che possono essere dei contaminanti, perché anche se è acqua buona, è acqua dell'acquedotto, comunque è un'acqua che va toccata, trattata, quindi è un'acqua un po' più morbida. Ti dirò, per le birre scure sostanzialmente il problema non si potrebbe neanche porre, perché le birre scure comunque con i malti scuri, quando si va in miscela, si va un attimo ad aggiustare quelli che sono i principi di birrificazione, quali ad esempio i pH, no? Da tenere sempre sotto controllo, mentre sulle birre chiare l'acqua morbida sicuramente è importante, proprio perché i malti chiari sono più delicati, e in miscela, quando si va a creare appunto il mesh, è meglio lavorare con un'acqua più leggera. Però i sali non è che siano male, ecco, questo voglio dire, non vanno demonizzati. Infatti abbiamo delle acque molto dure nel mondo che hanno portato a grandi birre conosciute a tutti. Vediamo ad esempio le birre inglesi, che hanno sicuramente le IPA inglesi, che hanno un'acqua dura, ecco, con cui realizzano. Vabbè, comunque un'acqua non buona, infatti per nascere c'è stato anche qui un grandissimo via vai, in quanto per cercare il capannone è stata la parte più difficile di tutto, cioè l'impiantistica, sì, tutto quello che vuoi, si è tirato su velocemente il birrificio, basta vedere buoni tecnici e le idee chiare. Il capannone è stato, cioè il posizionamento del birrificio, io volevo andare vicino ai ragazzi di Pianoro, lì dove siete stati ieri, e l'acqua è molto leggera rispetto a qui, quindi magari mi mettevo in meno, perché il sistema di osmosi sì è una gran cosa, ma è una cosa che comunque va manutenzionata, ci sono i filtri, cioè non è la soluzione, ma è una soluzione chimica, cioè una soluzione tecnologica che si apporta in birrificio. L'acqua di fonte è sempre l'acqua di fonte. L'acqua di fonte è l'acqua di fonte, infatti ci sono dei birrifici fortunati che lavorano sicuramente logisticamente più penalizzati, però lavorano su, lavorano vicino alle Alpi, lavorano, insomma, o già a salire in montagna comunque, sopra una certa altitudine, dove l'acqua che permea, e quindi l'acqua che si riesce a intercettare dagli acquedotti, è un'acqua sicuramente più leggera e quindi un'acqua migliore per la verificazione. Dà meno problemi. Come dicono dalle tue parti, se Bologna avesse il mare sarebbe una piccola? Bari! Cosa ti porta a Bologna?
Guarda, Bologna, mia Bologna è stata una scelta prettamente imprenditoriale, purtroppo poi sono partito dicendo quello, cioè qui non è una passeggiata, qui si è creata un'azienda, le aziende hanno dei numeri da rispettare, hanno delle logiche e delle dinamiche più complesse da quello che può essere, ah che bello, faccio il birrificio. Per cui Bologna è stata una scelta prettamente imprenditoriale. Sono di Bari, ho tanti amici a Bari, conosco tanti birrai, tanta gente che conosco a Bari da una vita. Ho vissuto per 43 anni a Bari, ne ho 46, quindi sto da 2 anni e mezzo. Mia moglie era di qui e la mia socia, che adesso non è presente, non è lei, mia moglie è la socia del birrificio, abbiamo creato insieme il birrificio. E, tra l'altro Malcantone nasce perché lo volevamo creare in contrada Malcantone da lei è di Poggio Rusco, quindi di primo comune lombardo, e lei ha delle terre, dei fienili, volevamo fare lì l'edificio, abbiamo tenuto solo il nome alla fine, perché io da cittadino un po' soffrivo il paese, non sono mai stato in un paese a vivere, e Poggio Rusco è un paese di 3.000 abitanti, quindi alla fine è solo una scelta diciamo decisa per l'imprenditorialità. Veniamo a Bologna perché è un gran mercato, poi alla fine ho trovato della gente fantastica, e quindi anche l'aspetto umano, che mi ha aiutato molto a crescere in questo percorso nuovo, perché i ragazzi di Bologna sono veramente dinamici sulla vita artigianale e mi hanno veramente tirato su in un periodo molto difficile. Devo fare i nomi? No, non è un problema, non è. Altri imprenditori, altri ragazzi molto molto bravi del territorio. Una bella comunità. Taci! Francesco, ho visto che qui avete anche una bella tap room con il tavolino aperto, bell'ambientino. Il motivo per cui siamo in viaggio è anche sottolineare un po' l'importanza del turismo brassicolo, del fatto che si può, come per altri settori, integrare il turismo, integrare il passaggio in tap room, il passaggio in birrificio con strutture ricettive, quindi creare quello che è proprio il movimento di turismo brassicolo, che al momento è ancora molto, molto acerbo. Cosa ne pensate voi? Cioè, un'idea che vi piace, che comunque potreste, avete già magari iniziato con delle interazioni con strutture ricettive o altre cose? Bah, questa taproom nasce perché per esigenze Covid, vi dico la verità. In teoria io volevo nascere il birrificio secco e distribuire principalmente, inondare insomma di lager il territorio e quant'altro. Quindi nasce come un'esigenza, infatti questo era un magazzino malti prima, per cui condizionatori per mettere in dry e tenere i malti a 18 gradi come previsto insomma da shelf life del malto. Abbiamo realizzato questo, che è una bella struttura, insomma, per golare, insomma, stiamo cercando di essere ricettivi, ma non era nel core business dell'azienda, però giustamente ci rendiamo conto che fare anche questo tipo di attività sul territorio potrebbe essere quel quid in più per far conoscere un mercato che forse sì, oggi è un po' maturo ma non lo è ancora completamente, alla maggior parte delle persone, perché purtroppo gran parte dell'utenza ancora oggi non sa bene cosa c'è dietro una birra artigianale, perché le logiche di mercato sono ben altre, per cui sì, riuscire a fare della cultura birraria sarebbe importante. Diciamo che, come ci è capitato di parlare e discutere con gli altri birrifici che abbiamo incontrato, è importante avere una tap room dove accogliere le persone e non accoglierle in birrificio dove c'è un ambiente produttivo. Certo. E qui invece si può dialogare, parlare, iniziare a spiegare senza buttarle direttamente in quello che poi la maggior parte della gente non capisce, perché vede la struttura, la fregatura, che restano affascinati, sì, però magari fare un tour iniziale o usare comunque, come usano tanti birrifici, al termine del giro, avere una tap room dove la persona si siede, si rilassa e inizia a immagazzinare le informazioni che ha assunto, è una cosa molto importante, anche per degustare i tuoi prodotti, quindi riconoscere. Cioè, quindi, anche se è venuto durante e per esigenze di Covid, direi che è tanta cosa, nel senso che ci siamo e che è un bello spazio dove accogliere le persone e portarle verso il tuo prodotto, sicuramente. Progetti per il futuro. Ricette, ampliamenti, investimenti. Bella domanda, sì, stanno arrivando 2 bambini che mi raddoppiano la cantina, quindi dai 75 ettolitri dovremo passare a fine luglio a 150 ettolitri. Abbiamo visto anche delle botti ancora in celefonate. Abbiamo visto delle botti, ma quello è stato un acquisto di pancia, quando il birrificio ancora non era, diciamo, ben strutturato, mi sono innamorato di queste pipè, perché sono delle botti francesi da 600 litri, ex vino, 4 passaggi di Sangiovese toscano,
Sì, è lei che ho investito in realtà ufficialmente di una progettazione di qualcosa da metterci dentro, quindi andremo a studiarci qualche prodotto, però ecco, non è che il core business dell'azienda, io resterò sulle lager, farò sicuramente di quello che è stato un buon inizio. Delle tue lager, qual è quella che preferisci? Per me la Schwarz e la Pilz Ceca sono le due birre che mi danno più emozioni, ma insomma lì è molto gusto personale, infatti la Schwarz Beer ruota proprio commercialmente 1-8, cioè non è molto venduta, perché non è conosciuta, perché il nero spaventa, perché non c'è ancora quella cultura birra. La paura del nero? C'è una stagione. Io no, però... Va bene. Grazie. Grazie ciao. Mille, grazie a voi. Ciao.